guia minha minha mãe de malana milame a minha minha sangue ai aqui anos o que te bibara boye aqui anos o que te dibara que vei minzugiamina minha mãe malana Anna Marie, voilà ya Cameroon eh. Aga man zugate, bi baro go ye. Akian zugate, bi baro kuvay. Anna eh. Anna mule, anna mule. Anna

Buongiorno. Tutto bene? Hai capito tutto il discorso, vero? Come no? Come non hai capito niente? Ho parlato però in una lingua del mondo. Dovresti conoscerla, o no? E no? Eh sì, è vero, è vero, è una lingua del mondo però parlata in un continente preciso. Sì, l'Africa. Sì, 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 sì. è vero. Eh, scusa, io sono molto, molto esigente. Penso già che tu la conosci. Tu conosci già la mia lingua. Invece, no, bisogna portarti piano piano a conoscerla. Ecco, mi presento. Mi chiamo il Capo Ewondo e vengo da una piccola Africa. Si chiama Africa in miniatura, si chiama il Camerun. Eh sì, il Camerun è anche l'Africa in miniatura, perché nello stesso paese troviamo la foresta, troviamo la savana, troviamo il mare, troviamo il deserto, troviamo quasi tutti gli ambienti naturali che possiamo trovare in tutta l'Africa. Io sono nato nella foresta equatoriale, io sono il figlio. Di una tribù molto popolare in Camerun. Io sono il discendente di un grande popolo etnico, i Betis. I Betis è un gruppo etnico che veniva, mio nonno me lo diceva da piccolo: dice, diceva che quando tanti anni fa noi siamo partiti dall'Egitto. Qualcuno mi dice anche, e eh no, siamo partiti dal Burkina Faso. Qualcun altro mi dice, no, siamo partiti dalla Repubblica Democratica del Congo, ma io so che in questo momento preciso ci troviamo in Camerun, nella foresta equatoriale. Ed è oggi vi racconterò una. non è una fiaba, è un'usanza del mio popolo della foresta equatoriale. La specif lo specifico del mio nome è Wondo, cosa vuol dire? Da dove nasce questo nome? Perché usano questo nome? Perché ci chiamano così? Eh, mio nonno, sempre mio nonno, alla sera, sai che nei tanti villaggi africani, alla sera, i bambini intorno al nonno, alcuni intorno alla, no alla nonna, però quella sera il nonno raccontava che tanti anni fa i nostri avi avevano tante piantagioni di arachidi. Lo facevano in tutte le stagioni perché in quei tempi la foresta equatoriale era molto clemente con la sua gente la terra era ancora molto fertile non si usavano ancora tutti i prodotti chimici per eh, bustare per eh, spingere la crescita dei prodotti ma tutto cresceva in modo naturale bastava lanciare un seme e, da qua e dopo qualche mese cresceva una pianta e noi di Ewondo avevamo questi campi un po' sparsi in tutto il villaggio. Un giorno passava lì uno straniero e aveva notato che dopo dieci chilometri di camminata vedeva ancora questi grandi campi di arachidi. E disse, questo luogo mi piace molto, questo luogo è un luogo bello. Anche perché quegli arachidi servono per tante cose. Io darò un nome a questo luogo e lo chiamerò Ewondo. Eh sì. È dall'arachide? Che nasce il mio nome? Ewondo. Perché in realtà Ewondo, in lingua Ewondo, vuol dire arachide. Eh sì, eh sì. Ma non mi fermerò solo a dirvi come nasce il nostro nome. Vi parlerò anche di una cosa molto importante che avviene quasi una volta all'anno, ma dipendersi nel villaggio ci sono tante feste, dipendersi nel villaggio c'è un lutto, dipendersi nel villaggio c'è una questione importante da risolvere e chiedere alle forze che non vediamo il loro aiuto. Ma questa parte ve la racconto dopo questo bellissimo brano che ho pensato per voi. Nungule mmah, eh, tamo mori nangul mkon. Ukokume la mo nwabo i langul mieza, eh, eh, tamo mori nangul mkon. Ukokume la mo nwabo i langul mieza, mmah nu owe, eh, tamo mori nangul mkon. Ukokume la mo nwabo cucina di mia nonna. Maeby era il suo nome. Immaginatevi una cucina semplice, non come le cucine che abbiamo noi qua. Una cucina fatta di potopoto, potopoto poto è il fango che troviamo in Cameroon per costruire le case, per costruire i forni anche per il pane, cioè il potopoto. Poto. E in centro è la cucina di nonna. C'era questo fuoco grande dove sopra era appoggiata una pentola. Dentro la pentola c'erano delle foglie di, di banane. E sopra le foglie di banane c'era il magico Nam Guan. Sai cos'è il Nam Guan, vero? Come no. Nam Guan, prova a dire con me. Nam? Nam? No. Nam? An nam guan. An nam guan. Ok. E questo nam veniva cucinato per degli eventi speciali nel villaggio. Uno. Quando davi tua figlia in matrimonio. Due. Quando si doveva trattare di, una, di un problema nel villaggio, un problema importante che, che chiedeva le forze soprannaturali della natura, dei nostri antenati che erano partiti. Tre, quando bisognava radunare la famiglia. Era una cosa importante perché ancora oggi si mangia questo Namguan, ma non semplicemente solo per regalare, come vi ho accennato prima. Ma soprattutto perché l'arachide, come prodotto principale della tribù Ewondo, è un prodotto che usiamo tutti i giorni, è un cibo che usiamo tutti i giorni. Dagli arachidi si possono fare il burro di arachidi. Dagli arachidi si, possono, si può fare l'olio di arachide. Dagli arachidi si può, si può cucinare quello che vi ho presentato prima come, come piatto principale della tribù Ewondo. Dalle Arachide si può costruire anche un'economia di una tribù ed è quella che è stata un po' la spinta dell'economia della mia tribù Ewondo, i signori della foresta. Per oggi mi fermo qui. Mi fermo qui perché sono tante storie, tante cose che vi racconterò quest'anno. Io sono tornato da un lungo viaggio con tante storie nella mia pancia e voglio condividerle queste storie con voi. Questa è stata la prima. Ma prima di chiudere ho un messaggio da lasciarvi, da lasciarti, tu che mi stai guardando. Il cibo, ogni cultura, ogni popolo nel mondo al suo cibo. Dal cibo si è costruito una struttura anche sociale, un'appartenenza. Io sono orgoglioso di mangiare il mio cibo perché mi collega anche con la mia foresta, con i miei antenati, è parte di me. Ma non si vive solo di questo genere di cibo dobbiamo essere sicuramente consapevoli di questa ricchezza, consapevoli di queste uh, bellezze che il nostro mondo ha. E come accennavo, non si vive solo di cibo per nutrire lo stomaco, si vive anche di cibo della mente. amore in un ma